Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi proveremo a giocare a BioShock Infinity o Infinite, non so come si pronuncia adesso. È un gioco horror che mi piace moltissimo e quindi ci giocheremo insieme. Allora, gioco principale. Facciamo nuova partita. Così lo iniziamo da capo con voi. È un gioco che mi appassiona tantissimo, io ce li ho tutti e tre, le saghe di BioShock. Oh, eccoci qui. Booker, hai paura di Dio? No, ma ho paura di te. La mente del soggetto? Non riesco a leggere, follettini e follettini, vabbè. Mettete fermo immagine e leggete voi, allora. Hai intenzione di restare seduta? L'alternativa qual è? In piedi? No, l'alternativa è remare. Remare? Non ci penso nemmeno. Quindi ti aspetti che faccia questo tutto cos'è? Io? No. Loro stanno andando adesso in un'isola, follettini e follettine. Perché mai? È stata un'idea tua. Un'idea mia? Sono stata chiara sul fatto che non credo nell'esercizio. Remare? No, anche se credo sia un buon esercizio. Allora cosa? L'esperimento sul pensiero. Scusate, manca ancora molto. Uno partecipa a un esperimento sapendo di poter fallire. Ma uno non prende parte a un esperimento sapendo di aver fallito. Possiamo tornare a remare? Ti suggerisco di farlo o non arriveremo mai. No, intendevo che apprezzerei molto se tu mi aiutassi. Perché non lo chiedi a lui? Immagino che gli interessi più che a me arrivare a destinazione. Suppongo di sì, ma non ha senso chiederglielo. Perché? Perché lui non rema. Lui non rema? No, lui non rema. Ah, capisco che vuoi dire. Siamo arrivati. Ecco, siamo arrivati adesso, follettini e follettine. Adesso dobbiamo scendere dalla barca. Non si muove. Lo farà. Usa la scala per uscire dalla barca. Allora, F. Non gli diciamo quando ritorneremo? Cambierebbe qualcosa? Potrebbe confortarlo un po'. Allora, aspettiamo che devo sistemarmi. C'è qualcuno ad accogliermi? Spero proprio di sì. Sembra un posto terribile dove ritrovarsi a piedi. Forse c'è qualcuno all'interno. Ah, dobbiamo salire da lì. Aspettate che devo mettere il mouse bene perché altrimenti non riusciamo a camminare, ok? È un po' che non ci gioco, quindi... Ah no, ma da qui non vai. Come faccio ad arrivare lì? Dobbiamo in teoria salire lì, se non ho capito male. Aspettate, adesso vediamo. Hola. Andiamo, amico mio. E apriamo la porta. Permesso? Sono Booker DeWitt. Immagino mi stiate aspettando. Qui non c'è nessuno. In bocca al lupo, amico. Vediamo se troviamo qualcosa. Esamina il contenitore. Come si esamina? Quale contenitore poi, tra l'altro? Perché qui ce n'è uno. C'è un barile.
Qui ci sono questi. Qua delle corde. Che contenitore? Qui non c'è niente. Qui c'è... Ah, ecco, qualcosa da prendere, credo. Abbiamo preso delle monetine, wow! Perfetto, quelli ci serviranno, credo. Oh, esamino il barile, ok. Il barile è vuoto, mi sa. Noi clicchiamo F, ma è vuoto il barile. Vediamo qui. Proviamo a ritornare qui. No? Allora dobbiamo salire, ok? C'è nessuno? Ehi là? Proviamo ad esaminare. Scusate, ma ho un po' di tosse. Allora, lì c'è un libro, vediamo se dobbiamo leggere questo libro. No, vediamo qui sul tavolo. F. Ah no, usi il lavandino, no grazie. Perché dovremmo usare il lavandino, scusate? No, non ne vedo l'utilizzo. Qui sempre usa il lavandino. Noi non dobbiamo mangiare, quindi andiamo su. Qui c'è qualcosa, oh mio Dio. Raccogliamo le monetine. Oh mio Dio, dobbiamo esaminarlo sto coso, no? Andiamo qui. Qui c'è una scala, ma non serve, mi sa. Ah no, è solo appoggiato, ok. Vediamo dove dobbiamo andare. Esaminiamo il barile. È vuoto pure questo, ma dai. Andiamo su. Ok, allora aspetta, c'è qualcosa da usare qui. Un attimo, quel biglietto. Allora, prima quelli. Uno volte quelli, due volte quelli, due volte quello, ok. Vediamo. No, quindi prima questa. Ok, ce l'ho fatta. Sembra di sì. Oh, Madonna, ma che è? Guardate, è un po' inquietante la cosa, follettini e follettine. Oh Madonna, aiuto, io ho paura quando si apre, perché non me lo ricordo assolutamente, follettini e follettine. Oh Madonna, questi suoni sono inquietanti. Aiuto! No 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 aiuto. C'è una sedia. Vediamo se qui dentro c'è qualcosa da prendere, no? Pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. Ok. Sediamoci. E adesso cosa? Preparati, pellegrino. I lacci sono per la tua sicurezza.
Che diavolo succede? Oddio, dove stiamo andando con le mie polettine? Oh mamma, aiuto! No, 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 la pistola no! Ascensione. Ascensione tra 5. No, 4. No, no, no. Ho perso la pistola, no? 2. 1. No! Ascensione. Ascensione. No, adesso abbiamo perso la pistola, come facciamo? 3000 metri. Sì, ma si calmi, non faccia così che mi mette in agitazione! Su! Cosa? Non mi mette in agitazione facendo così, lei, signor Mikakos. Oh, madonna! Dove siamo finiti, follettini e follettine? Stiamo atterrando, vedo, quindi... Molto inquietante la cosa. Mamma, sott'acqua, paura. No, 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 dove siamo? Oh madonna, aiuto! Madonna, oh, te vuoi fermare? Cosa? Basta scendere! Allora. Siamo arrivati, mamma mia, che fatica! E mo? Almeno fatemi uscire, liberatemi! Oh! Alzati e vediamo dove sei! Ah! Trovo un modo per entrare in città. Ho capito, una parola, aspetti. Ho capito, ah, qua ci sono monetine, ok. Diamo un'occhiata a tutto qui intorno prima di andare in città. Perché c'è niente, ok. Andiamo qua. No, di là nemmeno, credo. Qui tocca controllare tutto minuziosamente, polettini e polettine. Centro di accoglienza, ok. Vediamo, lì chi c'è. Oh mamma. Cos'è? Ok. Controlliamo tutta questa specie di chiesa qui. Ok, sto prendendo tante monetine. Non ricordo a cosa mi serviranno, però prendiamo tutto quello che c'è da raccattare, follettini, follettine. Questo è vuoto. Scoprire come uscire da qui. Amico mio, anch'io vorrei scoprire come si esce da qui. Vediamo da qua cosa c'è. Ah, questa è l'entrata, cos'è? Ah sì, allora da là.
Mamma mia, che musica! Metti un po' di agitazione questa musichetta, questi rumori, diciamo. Chiedo scusa. Oh cacchio, chi è questo? Il paradiso. Una cosa possibile. Oh maronna. Il giorno del giudizio. Meglio che tenga per me queste domande, se non voglio farmi ammazzare. E allora, scusi, posso andare? Va bene, come non detto. Ed ogni anno, oh, in madonna, questa occasione, rinnoviamo il nostro impegno verso la città e il nostro profeta, padre Comstock. Rinnoviamo il nostro impegno col sacrificio e rendendo grazie e immergendoci nelle acque del battesimo. E mirate, se il profeta avesse abbattuto i nostri nemici a Wounded Knee e non si fosse scagliato contro la Sodoma sotto di noi, sarebbe bastato. Se il profeta si fosse scagliato contro la Sodoma. Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al Signore? Ho bisogno solo di entrare in città. Entrare in città? Fratello, l'unico modo di entrare a sì, come no, è la rinascita nelle acque battesimali. Ma che stai a dire? Purificare, fratello? Oh, fammi entrare in città. Pure giro i tacchi e me ne torno su. Accetta, dai, dobbiamo entrare in città. Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Che tu... Oh, madonna, ma stiamo soffocando in acqua. Altronzo! Non saprei, fratelli e sorelle. Questo non mi sembra molto purificato. Oh, come no? Aiuto! Basta, cretino! Che c'è? Chi va là? Portaci la ragazza e annulla il debito! Cosa vuoi? Avevamo un accordo, DeWitt. Apra questa porta, immediatamente! Te l'ho detto! Non lo farò! Ora va via! Signor DeWitt! Signor DeWitt! Andate a far bagno! Ah, questo è un poliziotto, il signor DeWitt, mi sa. Dobbiamo andare ad aprire la porta, non ho mica capito io. Apri la porta. Oh marone, ma dove stiamo? Oh mamma, chi è quella? Ma statua? Sono statue quelle? No, perché l'orgoglio non può prendere totale. Lo sappiamo perché l'angelo. Ok, qui siamo al giardino. Deve imparare la differenza tra battezzare un uomo e annegarlo. Vediamo. In modo che l'Eden. Devo trovare un punto di riferimento e scoprire dove sono. Il profeta riempie i nostri polmoni d'acqua affinché amino di più l'aria. Trova la statua di Columbia, ho capito, una parola qua. Prendo tutto, va. Ecco qua, vediamo qui, c'è qualche altra cosa da prendere? Salve? Lei mi dà qualcosa? No? Ah, qua si torna indietro, quindi non credo proprio. Proviamo da qua. Tu che hai attraversato il Delaware con spada fiammeggiante e ali d'angelo, veglia su di me e dammi forza. Qua ci sono solo fiori. Da dubbi e paure. Ma la statua dov'è? Possa resistere agli invasori. L'esempio padre Washington, ascolta la mia preghiera. Dammi la tua saggezza e fa che la luce della per la spada e la pergamena e la chiave. Amen. Che permette ma... di discernere ah, da qua forse. Vedi l'opera di... Solo perché una città vola non significa che sia priva di idioti. Sì. Ho una ragazza da trovare.
Ok, adesso scendiamo. E ho capito dove bisogna andare. Ah, qua, ok. Allora, vi muovete? No, signor Ross, signor... non ho mai assaggiato un'ostrica. Scommetto che potremmo organizzare... Prendiamo, esaminiamo tutto, non si sa mai. Ok, l'ho presa perché non si sa mai. Troviamo... in un attracco in orario. Sì, no, ok. Ieri ho dovuto prendere una visita assieme a gente di ogni tipo. Buongiorno, bello vedervi. Sì, ho capito, ma... Un giorno perfetto per celebrare. Padre Comstock deve averlo previsto e pianificato proprio così. Allora, una statua l'ho trovata, non so se è quella però che mi serve a me. Il piacere non esiste per uno scout della libertà. Non c'è spazio. Non mi dice nulla, quindi non so, follettini, follettine. Proviamo ad andare da qua. Salton, sto lei a posto, ti dico. Dice che gli importano fede, famiglia e patria. Allora, qua c'è un negozio. Vai assumere un artista, caro mio. Sono capricciosi e inaffidabili, dal primo all'ultimo. Gli ho detto, il parco è troppo in ritardo. L'allestimento dei giardini è a metà. Il santuario non è... Neanche qui, follettini e follettine. La fontana è piena d'acqua piovana, per l'amor di Dio. Nemmeno le calende. Proviamo a vedere dove dobbiamo andare, perché non lo so, sinceramente. Vox populi qua, vox populi là. Ma cosa cavolo vuol dire vox populi, per l'amor di Dio? Ah, quello è chiuso, questo è aperto, mi sembra chiuso. Cittadino. Sembra in forma. Che grazie, sa anche lei. Che carini questi bambini, guardate. Che teneri. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Bene, noi stiamo prendendo tanta di quella roba che non ho mica capito io. Allora, mi dispiace amico, devi aspettare come gli altri. Grazie, sa. Aspetterò. Ma non ho mica capito, questa è una parata, ma io dove devo andare? Oh maronna. Questo è un negozietto all'aperto, una bancarella. Qua abbiamo già preso, e mo? Forse qui chiuso, e ma... Anche lì è chiuso, e dove dobbiamo andare? Forse da qua? No! Aspettate, proviamo a guardare questo tabellone, allora. No, bisogna prendere un treno, mi sa. Ma forse da là. Però mi sa che non abbiamo il biglietto, se ci vuole un biglietto. A parte che la luce mi sta accecando, follettini e follettine. Scusi, Noè. Non posso parlarci con voi, no? No, eh? Oh, abbiamo preso monete, progresso dell'archivement. Soldi sotto il materasso. Bene, ci sono delle bibite qui.
Prendiamole, che non si sa mai. Signora, mi deve dire qualcosa lei, no? E a mo? Ah, ok, qui è aperto, quindi da qui. Ok, ho trovato la strada. Fiera e lotteria di Columbia. Qui è vuoto. Vediamo qui. Non c'è niente, no? Non so se mi spiego. Che carino! Stiamo diventando un bricchi, follettini e follettini con le monete. Andiamo qui. Sistema d'onore, eh? Venti leggeri e variabili durante tutto il pomeriggio. In breve, un bel giorno per le celebrazioni in Columbia. E ora torniamo alla musica. Sto vuoto. Vediamo sul tavolo se c'è qualcosa. Una banana, bene. E beh, oh, avevamo fame qui, avevo fame, mi sa. Ho preso una torta. A fa che la torta, scusi? No, mi sono ubriacata, vaffa in bagno. No, ora non vedo un Kaiser. Ecco qua. No, che paga, raccoglio? Noi dobbiamo andare senza pagare. Io bollettine e bollettine vado via senza pagare, tanto. Oh mamma, ma non c'è niente. Vorrei capire dov'è la lotteria famosa che dicevano prima. Vuoto. E qui niente. Vediamo qua. Niente neanche qui. Quello è chiuso, vediamo qui. Attirano l'attenzione. No, non diventarmi. Proviamo a vedere da qui. Cos'è che c'è? Che l'avrei trovata qui. Telegramma, signore. Telegramma per lei. Telegramma per me, oh! DeWitt, stop. Non rivelare la tua presenza a Comstock. Stop. Qualunque cosa faccia, non prendere il numero 77. Stop. Lutesse. Cosa dia? Vai al Monument Island e trova la ragazza. Una parola. Sapessi a dove sta. Buongiorno, signore. Buongiorno. Proviamo da qua. Vi credereste? Se vi dicessi che un uomo può sollevare in aria uno stallone da una tonnellata, mi credereste? Beh, amici, oggi sono qui per dirvi che non si tratta di voli di fantasia. Non sono storie incredibili raccontate attorno al biliardo. No, signore! No, signora! Così, eh? Vi sto parlando di Vigor, che vi vengono offerti dallo stesso signor Jeremiah Fink. Ah, una specie di circo, credo. Fatevi avanti e provate l'incredibile potere di cavallo pazzo. Ok, intanto ha salvato la partita. Prova ancora una volta. Ma no. I Vox Populi si sono scatenati. Chi darà loro la caccia? Ehi tu, sai usare un fucile? Proviamo questo. Per Columbia? Bene, ecco un coraggioso. Spara i Vox quando compaiono. Colpiscine abbastanza e vincerai un premio. Vediamo che premio riusciamo a vincere allora. Quella anarchica di Daisy Fitzroy. Bello spettacolo. Un altro colpo centro perfetto. Oh, ai Vox trovano. Wow! Daisy Fitzroy. Il traditore fugge. Un altro colpo centro perfetto. Oh, ai Vox trovano le ginocchia. Un altro colpo centro perfetto. Columbia è orgogliosa di averti tra i suoi figli. Secondo posto, dai, che figata! E chi ho vinto?
E non ho capito, scusi. Ah, ecco, ho vinto monete, grazie, ma che carino! Tiratori, i Vox Populi si sono scatenati! Chi ci proteggerà? Rosso, è ardito, è l'incredibile Handyman! Solo nella nostra bella città potete vedere tali opere di maestria. Hai mai visto qualcosa di simile? È così triste. Aspettate, qui c'è qualcosa. Quando sei così forte, cosa hai da essere triste? Non ho capito che è successo. Venite ad ammirare. Un centesimo a un distributore automatico? Un telefono pubblico ti ha mai negato di sentire la tua amata moglie? Oh madonna, che siamo fatti? Ci siamo ubriacati qua, follettini e follettine. Press to turn machines into allies. Allora, quando hai equipaggiato possessione, premi tasto destro del mouse per rendere amichevole una macchina. Ah, bene! Cosa cavolo era? Adesso possiamo andare qui per entrare, grazie! Accetti le scuse più sincere! E vai! Mi facci entrare, a coso! Mi dispiace, amico! Biglietti esauriti! Scusa! No, non ho capito, ho comprato il biglietto, accetti le scuse più sincere! Possessione sul biglietto! Arrogati, io lo trovo! Aspettate, eh! No! Grazie, sa? Testa o croce? Forza, fatemi passare. Testa o croce? Lanciamola, vediamo. Testa. Visto? Non mi dà mai la soddisfazione che immagino. Sarà per la prossima volta. Già, suppongo di sì. Oh, grazie, mi avete fatto passare. Qua niente. Non rispondere di sempre il vero. Ma non mi serve niente. Questi sono per comprare. Allora no, per adesso no. Allora. Qui è chiuso, vediamo dove devo andare, mo perché... qui è dove siamo venuti, quindi no, da qui. Ah no, lì c'era un barile, aspettate. Magari c'è roba utile. Qua niente. Il mio modello, Lady Comstock, naturalmente. Il profeta la benedica. Vuoto. Questo non me lo fa fare, quindi no. Esamina. Monete, grazie. Ok, torniamo da qua, vediamo un po'. Quando l'hai preso? Questa bellezza ce l'ha l'intera divisione. Se vogliamo... Vediamo da qua. Oh, esaminiamo anche questo. Ma è vuoto, ma che sfiga! Vediamo qua che roba c'è. Madame Lutèce, ho letto tutti i suoi libri sulle scienze. Mia madre dice che non è un'occupazione adatta a una signora, ma credo che sia gelosa della nostra intelligenza. È vero che solo a lei è permesso di visitare la ragazza nella torre? Se anche lei si sente sola, mi piacerebbe andare a trovarla. Abbiamo molto in comune. Cari saluti, Constance. Ok. Allora.
Vediamo dove dobbiamo andare adesso. Allora, qui c'è un barile, esaminiamolo. È sempre vuoto, ma che sfiga! Allora, ma per entrare... E se X per scattare, ma non devo scattare una foto io. Vuoto. Vuoto. Qua è chiuso. Uffa, non trovo un pippero. Abbiamo lo stesso simbolo, ma... Ok, siamo al parco della lotteria. Bene, follettini e follettine, che dire, questa puntata può terminare qui per oggi. Se questo gioco vi piace, mettete tanti like, così ne farò altre puntate. E iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti. Vi ricordo che vi lascio tutti i link giù nell'info box, fermo posta, e le mie magliette in vendita, email, e Tuber Fan, tutto quello che vi serve. Io vi mando un grosso bacione, un immenso abbraccio e al prossimo video. Ciao!